Grazie. Mi scuso in anticipo perché come fanno sempre i politici poi devono scappare un altro appuntamento e quindi ho incontro con i dirigenti scolastici e non sono l'unica che deve incontrare la scuola oggi. Però ci tenevo a portarvi un breve saluto perché la provincia autonoma di Trento ha sostenuto questa iniziativa e quindi è anche giusto che ci congratuliamo con gli organizzatori per l'appuntamento di oggi che va in chiusura di questo lavoro che verrà oggi illustrato. La provincia autonoma di Trento ha una lunga storia di cooperazione internazionale. Oggi siamo in una fase di evoluzione molto radicale in ragione del fatto che l'Unione Europea ha intrapreso una strada nuova, mettendo a disposizione di chi vuole fare cooperazione allo sviluppo nuovi strumenti e nuovi finanziamenti. Il nostro Paese nell'agosto scorso ha pubblicato una nuova legge che dà dei nuovi indirizzi alla cooperazione italiana e alla sua organizzazione. In ragione di queste novità, anche noi dovremo aggiornare il nostro modo di fare cooperazione, che non significa ovviamente rinunciare all'esperienza o rinnegare l'esperienza che è stata fatta fino ad oggi, anzi, è da quell'esperienza che noi oggi possiamo immaginare di costruire una pista nuova. Noi finanziamo le attività, le iniziative che 280 associazioni di volontariato trentino fanno nel resto del mondo, un po' dappertutto, in tutti i continenti. Finanziamo delle realtà come il Centro di Formazione alla Solidarietà Internazionale, che è partner del progetto di oggi, o Osservatorio Balcani Caucaso, che ha un altro ruolo, ma non so se è vero, e che consideriamo ancora oggi preziosi nel lavoro che fanno. Sono cioè quei soggetti che ci aiutano a capire il contesto della cooperazione, il contesto su cui la cooperazione agisce, e sono quegli strumenti che ci permetteranno anche di reindirizzare la nostra azione. Oltre a quelle 280 associazioni che noi finanziamo nella loro attività di cooperazione, ci sono due grosse esperienze di cooperazione di comunità che questa provincia sostiene da tempo. Una è nel Mozambico, da ormai 14 anni. Questa mattina ho ricevuto una folta delegazione mozambicana, compresa la ministra delle attività produttive. E l'altra esperienza è quella del tavolo dei Balcani, cioè tutta l'esperienza nei Balcani. Ovviamente hanno due caratteristiche diverse, evidentemente, in ragione ovviamente del contesto geopolitico in cui stanno. È evidente che il significato politico dell'essere per il Trentino nei Balcani da tempo è ovviamente diverso e ha un valore aggiunto nello stare dentro una dinamica, un dialogo di geografia europea. Noi intendiamo sfruttare le opportunità che la nuova legge nazionale ci offre. Vogliamo partecipare, lo dicevo poc'anzi del Ministero, grazie, alla regolamentazione che adesso attende quella legge, anche per capire quale può essere il nostro spazio, quale può essere il nostro ruolo all'interno di questa evoluzione nazionale.
credo che il Trentino, forte della sua autonomia, abbia oggi più bisogno di prima di non essere autoreferenziale, ma di saper stare dentro le dinamiche della cooperazione italiana, con le sue caratteristiche ovviamente, e dentro le dinamiche della cooperazione europea. Quando dico con le sue caratteristiche è proprio perché intendo salvaguardare le nostre peculiarità e caratteristiche, ma che sappiamo da sole oggi sono sempre più deboli rispetto a un tempo, per ragioni evidentemente legate ai finanziamenti. Anche se in questa provincia c'è e continuerà ad esserci, almeno per questa legislatura, l'impegno politico a mantenere lo 0,25% previsto per legge del bilancio provinciale al finanziamento della cooperazione. La faccio breve. È assolutamente per noi significativo e basilare il lavoro che è stato condotto con questa ricerca, proprio per ricostruire e progredire nel nostro modo di fare cooperazione, perché dalla consapevolezza, no? dalle informazioni autentiche che poi può partire una decisione, una scelta, un indirizzo, un'azione, una serie di interventi. Quindi se il progetto che oggi qui verrà concluso sarà stato in grado di darci di raccogliere tutte quelle notizie, magari disparate se ho ben capito, ma vere, autentiche, che vengono da fonti diverse e che evidentemente hanno bisogno di una lettura con occhi competenti, se laddove è necessario essere decodificate, ci possono però restituire un quadro forse più reale, più oggettivo di tante informazioni che negli anni si sono stratificate sulla storia dei Balcani, di quello che è successo e anche di quello che è stato dopo, e che forse non ci hanno trasmesso un quadro così limpido. Io spero che il lavoro che è stato fatto invece ci consenta di possederlo, questo quadro chiaro, proprio per sapere esattamente in che modo e con che finalità e possibilmente compiendo il minor numero di errori noi possiamo ancora essere presenti in quella zona. Grazie.